Quella, cuciniamo insieme ad Andrea oggi spaghetti con filetti di gallinella di mare, pomodorini e zucchine. Ah, ho dimenticato che c'è anche la guancia del gronco. Curiosi ancora di più? E allora? A un'indi in cucina. Subito con un brodo di pesce, la testa del gronco, cipolla, carote, gli scarti della gallinella, l'alloro e il pepe facciamo bollire. Dopodiché sfilettiamo e cubettiamo il filetto, lo andremo a condire e tenere da parte. Una volta cotta la testa del gronco, ricaviamo nella guancia e la inseriremo accanto al filetto. Cubettiamo una zucchina e teniamo da parte. Nel frattempo soffritto di aglio, saltiamo un minutino proprio i due pesci e li copriamo in pellicola. Soffritto di cipolla, mettiamo le zucchine e le facciamo appena appena saltare. Un altro soffritto di cipolla col basilico e facciamo la salsa al pomodorino. Poi in padella inseriremo un po' del brodo di pesce e gli spaghetti. Man mano che gli spaghetti assorbiranno il brodo, inseriremo altro brodo. Una volta cotta, inseriamo tutti gli elementi e spadelliamo. E vi posso assicurare che ad ogni assaggio esclamerete: "Beddamati!"